si è affidata a Dio, sicura che Egli non li avrebbe abbandonati. Il Signore protegge sempre chi si affida nelle sue mani. Ogni uomo ritorni nella città di origine dei propri antenati e si faccia registrare insieme a tutta la famiglia. È un ordine dell'imperatore e del governatore. Chi non ubbidirà sarà messo in prigione dai soldati romani. Lunga vita all'imperatore! Maria e Giuseppe non trovarono un posto per dormire in nessuna locanda. Solo Michele e Tamar, due donne del villaggio, avevano capito il reale bisogno della ragazza che stava per dare alla luce un bambino e vollero aiutarla. La gentilezza delle due donne permise a Maria e Giuseppe di trovare un riparo per la notte, nelle notte usate dai pastori, appena fuori dalla città. Viene per offrire in dono loro metallo prezioso, perché riconosce nel bambino Gesù il re di tutto il creato. Melchiorre, dalla barba bianca, porta in dono l'incenso, l'aroma prezioso che brucia per onorare Dio. Gaspare, il re dalla pelle scura, viene dalla terra del sud, dove il sole è forte e tutti gli uomini hanno la pelle scura come l'ebano. Ha fatto un lungo viaggio per portare a Gesù la mirra, l'unguento per la sepoltura, perché questo piccolo re sarà ancora più grande dopo la morte. Che avevo da bambino e che da tempo ho perso. Ripensando al presepe, capisco il significato di tutte quelle statuine, le donne del pane, le lavandaie, i mercanti di frutta e di spezie, il rilegatore, il fabbro, le filatrici. Quelli eravamo noi, tutti noi, anche i poveri e i vecchi, una folla immensa per celebrare il Dio che si è fatto uomo. Anch'io questa notte appartengo a quella schiera di pastori, magi, poveri e ricchi, che insieme celebrano la nascita di Gesù.